Amici telespettatori, bentrovati. Eccoci per un nuovo appuntamento di 16 Live. Spero siate in tanti come sempre. Intanto permettetemi di ringraziare i siciliani che ci stanno seguendo, perché sono arrivati gli ultimi dati Auditel, e questa è una cosa importantissima che mi piace dover comunicare in diretta ai nostri amici, perché chi segue Tele One deve sapere che Tele One è la seconda TV più vista in Sicilia per ascolto medio, e questo naturalmente gratifica il lavoro, gli sforzi di tutta la redazione giornalistica, dei tecnici, dei nostri soprattutto editori, che chiaramente hanno trovato la formula giusta, e siamo ormai da 6 mesi, pensate, in testa alle classifiche di ascolti. Questo ci gratifica veramente tantissimo, tutti gli sforzi ma anche tutta la passione che ci mettiamo è gratificata da questi numeri. Allora salutiamo e chi contribuisce naturalmente sono anche i nostri esperti, perché 16 Live è tra le trasmissioni più seguite, ovviamente, non fosse altro perché abbiamo in collegamento il dottor Vincenzo Prestigiacomo, ben trovato. Ciao Roberto, buongiorno a tutti. È contento che anche lei contribuisce, insomma, a questi dati così gratificanti? Assolutamente, infatti mi sono pettinato, mi sono tagliato i capelli appositamente. Sì, gliene sono caduti qualcuno di più, devo dire, insomma, in questo periodo. Perché poi la primavera, insomma, cascano. È il cambio di stagione, che poi non si capisce che stagione è. Poi c'è il periodo che cascano le pere, quindi insomma. No, quelle sono le castagne, ti ricordo. Ah, le castagne, giusto. Giusto. Allora, Caffè Patronato, se avete domande chiamate subito allo 091 333 660, sfruttate questo momento di diretta per snodare alcune questioni che avete riguardo appunto Caffè Patronato, ma manco a dirlo, la regia mi dice che abbiamo subito la prima telefonata. Allora andiamo subito a salutare il signor Salvatore. Da dove ci chiama, signor Salvatore? Sì, buonasera, signor Otto. Ben trovato. Grazie, sono Salvatore e io telefono. Da dove ci chiama? Da dove ci chiamo? Io chiamo da Catania. Da Catania, bene. Okay. È il primo che si ricorda del mio nome, perché tutti si ricordano di Prestigiacomo. Sono un po' invidioso di questa cosa, io che è più famoso Prestigiacomo che io, insomma. Grazie. Allora, dica pure. Allora, no, brevemente, avevo sentito, perché io vi seguo ogni mercoledì. Che bello. E allora, in qualche puntata precedente si parlava del pensionamento nell'agricoltura, sì, che sono necessari 20 anni di assunzione per avere il diritto alla pensione. Ora, siccome nell'agricoltura vige il sistema delle giornate, eccetera, questi 20 anni sono, in parole povere, 100 giorni per ogni anno oppure 150? Ecco, perché nell'agricoltura c'è questo sistema un po' delle giornate, volevo sapere se questi 20 anni erano con 100 giorni annui oppure differenti. Mi fa piacere, io vorrei veramente trovare i telespettatori, che siete tanti, siete oltre 1 milione, che mettano in difficoltà Prestigiacomo. Ecco, io spero che lei lo stia mettendo in difficoltà adesso. Non credo. Prestigiacomo, dica. Perché lui è troppo bravo. È bravo. Vediamo se questa la sa. La sa Prestigiacomo? Allora, sì, devo dire di sì. Allora, partiamo dall'idea che comunque i contributi non sono 20 anni di assunzione, ma 20 anni di contributi e 67 anni di età. I contributi non vengono calcolati. Per quanto riguarda i lavoratori agricoli, c'è un calcolo che va fatto proporzionalmente alle giornate lavorate, e ricordiamo che tutti i lavoratori agricoli, essendo inquadrati come stagionali, poi percepiscono la famosa disoccupazione agricola, che sommando va a formare un anno intero di contributi. Come si fa il calcolo? Il calcolo non è per niente semplice, perché in realtà è variato tanto negli anni. Quindi ci sono state annualità in cui 152 giornate erano necessarie per un anno, mentre prima bastava i famosi 101 giorni. Quindi da un estratto contributivo bisogna fare un calcolo
In realtà, grazie a Dio, ormai la tecnologia ci aiuta, quindi ci sono i programmi ad hoc che fanno questo calcolo. E vi ricordo che l'INPS ormai ha messo online la possibilità di richiedere l'estratto conto certificativo, che proprio trasforma le giornate lavorate, i periodi di disoccupazione e anche di malattie in anni effettivi di contributi. Quindi una volta che si ha questo estratto contributivo certificativo, si chiama, quindi l'INPS certifica le effettive giornate lavorate trasformate in annualità o in settimane per la precisione, perché l'INPS come settore privato trasforma in settimane, mentre ad esempio il settore pubblico viene trasformato in annualità, in mensilità, in giorni addirittura. Comunque la possibilità, la concreta possibilità di capire se si hanno realmente i 20 anni di contributi a prescindere dal fatto dei 101 giorni o i 151 giorni, è quella appunto di richiedere un estratto conto certificativo, perché non sono 20 anni di assunzione ma 20 anni di contributi pieni. Cioè, se io in un anno lavoro 6 mesi mi vale mezzo anno, non mi vale un anno. Quindi se io ho 20 anni a 50% di ore, quindi ad esempio un part time al 50%, quindi faccio l'esempio classico di un lavoratore dipendente, per gli agricoli parliamo della metà delle giornate, quindi 50 giornate, mi viene calcolato mezzo anno di contributi e non un anno intero, quindi in 20 anni addirittura avrei solo 10 anni di contributi. Poi ci sono delle deroghe in relazione al fatto che possono esserci 10 anni spezzettati e quindi poi vengono equiparati a 10 anni interi. Ci sono tante deroghe proprio per aiutare casi particolari e casi limite, quali i part-time o comunque non le annualità intere. Comunque, questo è... Sentiamo il signor Salvatore, è soddisfatto da questo oppure ci vuole fare... No, faccia il suo esempio qual è? Qual è la sua situazione? No, è praticamente perché io ho 62 anni e dovrei andare... Ecco, l'età pensionabile anche volevo chiederle, è 67? Sì, per ora sì. Anche per le donne sì, uomini? Sì, sì, sì. Sì, ormai c'è la parità. Ormai c'è. Quindi tutto 67, non sì, è... Sì, sì. No, l'hanno voluta adesso così. Ho capito. Vabbè, no, niente, è chiarissimo, chiarissimo. Va bene. Grazie, però se ne prepari qualche altra, proviamo a mettere in difficoltà. È difficile, troppo bravo. Ma noi ci proviamo, almeno una volta lo dobbiamo mettere in difficoltà. Grazie signor Salvatore. Grazie. Vede che sono carino, no, nei suoi confronti. Grazie, molto gentile. Però lei si prende, mette in saccoccia questa cosa, che dice che bravo, insomma. Vabbè, se non fosse così non sarebbe stato. Quanti anni sono che facciamo? Boh, non lo so, io mi sono perso. Dal Covid, quindi dal 2020 che noi praticamente andiamo avanti con questo servizio utile per i siciliani, come sentite, insomma, perché ognuno magari porta una questione che poi si ribalta per migliaia, se non per 100.000 persone in Sicilia, e quindi noi accontentiamo un po' tutto. Chiamate lo 091-333-666 se avete questioni relative a CAF e patronato, oppure scrivete al nostro numero WhatsApp, il 391-117-6872, che ormai è diventato, insomma, dominio pubblico, quindi arriva di tutto e di più, non le dico, insomma, che cosa arriva su questo WhatsApp, però utilizzatelo se vi serve, insomma, noi l'abbiamo messo a disposizione per i nostri amici telespettatori. Allora, datemi proprio un WhatsApp, perché vorrei accontentare. Molto spesso noi chiaramente preferiamo le telefonate, perché c'è un contatto diretto e magari il nostro esperto, il dottor Prestigiacomo, può fare qualche domanda per essere più precisi. Ecco perché noi preferiamo le telefonate. Andiamo con questo WhatsApp. Buon pomeriggio, sono Concetta da Catania, anche lei. Volevo chiedere al signor Prestigiacomo un quesito. Ho fatto domanda di invalidità e mi è stata accettata e mi è arrivato il primo verbale in cui dovevo fare la visita di revisione
Poi mi hanno chiamato per visita diretta e dopo un po' di tempo mi è arrivato il secondo verbale con la dicitura revisione no, volevo sapere, revisione no. No, non lo so se è riferito a revisione no, cioè nel senso che è negativa. Volevo sapere se il secondo verbale ha annullato il primo di verbale e mi hanno dato il 100%, essendo malata oncologica. Presti Giacomo. Allora, per quanto riguarda l'invalidità civile, l'ultimo verbale annulla tutti i precedenti. Quindi in questo caso, se in revisione no, cosa significa? Che è un verbale senza scadenza. Quando c'è la scadenza, scrivono revisione, due punti, e mettono la data di scadenza, il mese e l'anno di scadenza. In questo caso è revisione, due punti, no, significa che non c'è scadenza e che quindi è a vita, salvo verifiche, perché possono essere pure chiamati a verifica di controllo. Nel caso di specie, noi abbiamo una signora che ha preso prima un'invalidità, un verbale con scadenza, poi è stata richiamata a visita. Io ho dato questo verbale dove c'è scritto revisione no, quindi significa che questo secondo verbale sostituisce il primo, anzi annulla il primo in realtà, e non ha più scadenza, quindi ha vita. Ricordiamo anche che le revisioni sono automatiche ormai, già dal credo 2000, prima del 2020, ora non mi ricordo di preciso la data, le revisioni sono automatiche dall'INPS, quindi io che ho un'invalidità con una scadenza non devo assolutamente fare nessuna istanza di revisione, ma l'INPS stessa chiamerà a revisione, quindi a visita di verifica o in questo caso di scadenza, e l'INPS è tenuta, se io percepisco delle prestazioni economiche, a versarmi le prestazioni economiche finché non mi chiama a visita l'INPS stesso. Certo, è chiaro. Va bene, allora abbiamo adesso la signora Luisa. Da dove ci chiama, signora Luisa? Da Palermo. Da Palermo. Buonasera. Buonasera. Sì. Prego, ponga pure la sua domanda. Volevo sapere gentilmente, ho l'ISEE di 15.000 euro, non è che mi spetta la social card per fare un po' di spesa? Allora, vuole fare qualche domanda? Perché pago 500 euro di casa. Lei paga 500 euro di affitto. E l'ISEE con 2 è giusto? L'ISEE con 2 è, sì, 15.000 euro. No, aspetta, la social card è un limite sotto circa 10.000, quindi ahimè non aspetta. Ora hanno pubblicizzato quella nuova, quindi aspettiamo poi di capire quando funzionerà. Io non dico, è uscita la settimana scorsa, una settimana prima delle elezioni, ora aspettiamo che magari la facciano, aspettiamo che tutti si seggano sulle poltrone perché la rendano reale, perché per ora è stata, diciamo, Allora no. Comunque devo aspettare, giusto? Sì, non c'è niente di ufficiale. Va bene. Ringrazio, buonasera. Aspettiamo buonasera. Un po', signora, purtroppo capisce, cioè, le elezioni sono finite da poco, le poltrone sono ancora lì, sono fredde ancora, ci saranno i rimpasti, certo. Ci sono i rimpasti, le cose, questo passa qua, questo prendi questo, metti questo, porta questo, certo. Dov'è? Fai questo, fai quello, sì. Il gioco delle tre carte. Il tempo passa. Grazie a lei, ci risentiamo naturalmente, però ci saranno notizie, lei continui a seguirci. Va bene. Grazie a lei, grazie, buona continuazione. Allora, no, perché questo poi ha capito, cioè se per esempio c'è l'assessore di turno, il ministro di turno, eccetera, eccetera, che fanno dei passaggi proprio così, metti questo, poi metto quello. Ci vuole tempo. Certo. Voi intanto non potete facciamo fare gli annunci prima. No, tanto non c'è problema, cioè non possono fare la spesa, magari non hanno degli aiuti, delle cose, ma che problema c'è? Insomma, ma poi perché disilludere le persone? Meglio illuderle. Bravo, infatti, cioè, questa è la tipologia di base. Va bene, facciamo un altro post nel frattempo, voi continuate a prenotarvi 091-333-660 per questione di caffè patronato, ovviamente. Vediamo, ecco qua. Buongiorno, vorrei chiedere quanto è il limite di reddito per l'incremento della maggiorazione della pensione dell'invalidità civile? Vediamo se è preparato. Se è preparato, le metto un buon voto, Presti Giacomo.
circa 15.000 euro. Ricordiamo che è uscita una sentenza della Cassazione nel 2021, mi sembra luglio 2021. Deve essere preparato lei quando viene in trasmissione, sì, Giacomo. Quindi se non mi dice, è come in storia. Come io le date non sono bravo. No, ma lei deve studiare. Allora infatti deve gli studiare. Anniversari di salto tutti. Allora ritorni al prossimo esame, ritorni al prossimo perché questo non lo so. No, concluda, concluda. Allora, dicevo che è uscita una sentenza della Cassazione, se non ricordo male, a luglio 2021 proprio, che diceva che gli invalidi totali, quindi col 100%, sì, potevano avere la maggiorazione sociale fino all'ottenimento del massimo che è 770 euro, quindi più del doppio dell'invalidità civile. Prima la pensione di invalidità civile era uguale all'assegno di invalidità civile, che era circa 300 euro. Con questa sentenza della Cassazione si è più che raddoppiato diciamo il ritorno economico di chi ha la pensione di invalidità, quindi 100%, ma previo controllo dei requisiti, requisiti reddituali del nucleo familiare. In questo caso, o comunque il nucleo familiare si intende marito e moglie, o solo la persona se è celibe, se è nubile o se è vedova, o eventualmente solo marito e moglie, non rientrano nel reddito del nucleo familiare gli altri componenti, quali figli o altri parenti che sono nel nucleo familiare. L'amante no, giusto? Ogni tanto. Come ogni tanto? No, non dica queste cose, non lo so, perché poi qualcuno ci crede. Cioè, chi ha l'amante, come me naturalmente, dice non hai neanche la moglie, vabbè, però io me la sono fatta lo stesso, non è che uno si deve fare l'amante. Tu l'hai fatto preventivamente, prima ti fai l'amante e poi ti fai la moglie. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Io ho l'amante a prescindere dalla moglie che non ho, quindi insomma, se qualcuno volesse proporsi. 091-333-660, abbiamo, scusate chi al telefono, mi è sfuggito il nome, Federica, la signora Federica da dove ci chiama? È caduta. Forse era la mia amante, sicuramente mi diceva ma sei cretino che dici queste cose Federica, cioè, no scherzo, sto scherzando, perché se tu non lo dici poi che stai scherzando qualcuno ci crede veramente, quindi che facciamo, aspettiamo che però scherzando Federica... scherzando si dice la verità, scherzando si dice la verità, no in effetti veramente io ci stavo pensando solo al momento, cioè io ho l'amante, però l'ho avuta dopo il matrimonio. Cioè, che si fa? Non lo so, non c'è nessun sussidio per... no, niente. Vabbè, possiamo chiedere al governo. Ma se conviviamo, se conviviamo sì? Se convivete non siete amanti, ma siete conviventi. Quindi si può anche richiedere qualcosa, no? Qualcosina? Sì, ormai esiste la possibilità della convivenza di fatto, quindi si può il regista, però diciamo dovrebbe essere lo stesso sesso, dico, scegli tu. Dello stesso sesso? No, dico, sono fatti vostri, tuoi. Dico, non... Presti Giacomo, su questo non ho dubbi nella mia vita, insomma, sono Amalia. Amalia, la signora Amalia invece da dove ci chiama? Sì, buonasera, mi chiamo da Palermo. Bene. Allora, io ho un'informazione. Prego. Allora, io sono invalida al 100%. Sì. Dal 2002 ero dell'80. Dal 2010 100%, articolo 3,3. Sì. Poi cosa le volevo dire? Ho quasi 70 anni che li compio a settembre, poi ho una pensione di reversibilità di mio marito di circa 600 euro al mese, sì, perché sono vedova da 15 anni. Ora, poco fa ho sentito nella vostra trasmissione che dal 2021 si poteva avere un incremento della pensione di invalidità, ma a me spetta questo incremento, visto che quella mia di invalidità, ora che ho quasi 70 anni, prendo 414, mi sembra. Presti Giacomo, ha sentito la questione, insomma. Sì, allora, quello di cui parlavo poc'anzi è la maggiorazione sociale che spetta a chi ha il 100%, e il reddito di cui parlavo poc'anzi, il requisito reddituale, è per coniugati, reddito familiare coniugale, quindi marito e moglie, quando si no, è singolo, io sono solo vedova, il reddito si dimezza, pure l'affitto, certo, il reddito faccio 6.009, qualcosa del genere,
Sì, nel calcolo per avere il diritto alla maggiorazione sociale si deve anche sommare la pensione di inabilità, di invalidità. No, entrambe, reversibilità, sì, fa cumulo anche la pensione. Ho capito. E quindi non spetta niente. Non aspetta niente, va bene. No, quello che ha. Sì, quello che ho, ma io mi contento, guarda. Brava. Sono sola, io non ho ambizione, sono una persona molto semplice. Mi riesco a comprarmi i farmaci per quello di cui ho bisogno. L'importante è mangia, però mangia, sì, mangia qualcosina, sì. Non compra solo certo. I farmaci. No, ma mangio poco, ma mangio, perché purtroppo la mia malattia non mi consente di fare grandi abbuffate e devo mangiare cose limitate. Mi raccomando, la vitamina D. Ma la prendo da 24 anni, anni, eppure. No, diciamo che mi davano morta già nel 2002, sono ancora qua e quindi già questo sono contenta. Grazie. Ringrazio tantissimo. Grazie a lei. Siete veramente bravi, grazie. Buonasera. Che testimonianze che abbiamo in trasmissione. Io vedi, mi faccio prendere pure, poi mi scatta il coccolone quando sento queste situazioni. Va bene, allora andiamo avanti, facciamo un altro post. Allora, buongiorno, sono Mauro, ho invalidità 100%, 54 anni e 30 anni di contributo. Quando potrei andare in pensione di vecchia o vecchiaia? Vecchiaia. Può andare, allora, se lui è ha contributi solo privati, diciamo, quindi non pubblici, non commerciale, non commercianti, non artigiano o altra tipologia, può avere uno scivolo fino ai 61 anni, perché il requisito in teoria è 67 anni, ma c'è la possibilità di uno scivolo per coloro che hanno un'invalidità pari o superiore all'80%, è uno scivolo di 6 anni, perché arriva, va in pensione a 61 anni. Quindi lui potrebbe andare in pensione fra 7 anni. Quindi deve ancora aspettare, se te malgrado l'invalidità al 100%. Grazie all'invalidità al 100% riesce ad andare 6 anni prima in pensione. Ecco, è il bicchiere, se lo vedi da sotto lo vedi da sopra, se lo vedi da sopra è mezzo vuoto, se lo vedi da sotto è mezzo pieno, insomma, così è. Poi alla fine, vabbè. Allora, 091-333-660, se avete domande che riguardano le questioni di patronato o CAF, e quindi tutte le questioni che sono relative a questi argomenti che noi trattiamo ogni settimana all'interno di questo appuntamento di 16 live su Tele One. Ditemi regia se abbiamo la telefonata. Ecco, allora qualche secondo, perché noi, come diciamo sempre, preferibile sentire, insomma, le voci di voi telespettatori che ci seguite, perché magari poi si può approfondire meglio con qualche domanda. La signora Michela da dove ci chiama? Da Palermo. Palermo anche lei, bene. Allora, che questioni abbiamo? Ponga pure la sua domanda. Alzi il volume, no, del telefono, lei ci sente al telefono, non si preoccupi. Ci sente al telefono? Sì. Ecco, bene. Allora, ponga pure la sua domanda. Allora, io vorrei, siccome mio marito ha avuto l'invalidità il 75%, però ancora il verbale non mi è arrivato, perché è arrivato al CAF. Il verbale è arrivato al CAF? Sì, però a casa non mi è arrivato ancora il verbale. Volevo sapere quanto tempo passa per arrivare il verbale a casa? Come se presti Giacomo fosse dell'INPS, detto questo. Allora, più o meno, cioè, ma se è arrivato al CAF, è possibile questa cosa, no? Perché mi incuriosisce. Cioè, sì, è andato a CAF, sì. Però a casa ancora non mi è arrivato. A casa non è arrivato. Come funziona sta storia, presti Giacomo? Allora, secondo me... Non lei, signora. Aspetti, ascolti presti Giacomo. Allora, non il CAF, ma il patronato. Il CAF non ha la possibilità di fare vabbè, nulla. Sì, no, vabbè, pure io mi sono... Per quanto riguarda il patronato, ha possibilità di, se ha fatto l'istanza, di entrare sul sito dell'INPS con le credenziali, ovviamente, di operatore di patronato,
è visualizzare il verbale telematicamente, quindi sul portale dell'INPS, ma con gli omissis, quindi senza le patologie. Quindi è un verbale zoppo, fra virgolette, nel senso che io posso vedere qual è la mia percentuale, ma non posso capire se realmente mi è stato riconosciuto una percentuale corretta. E il cartaceo ovviamente poi dipende dalla posta, perché non arriva a casa fisicamente da solo, ma viene spedito. Certo. La soluzione più celere che può avere la signora, per, se lo vuole avere il più celermente possibile, è collegarsi con lo SPID personale, perché l'unica maniera per scaricare il verbale completo è con lo SPID della persona. Ecco. Quindi se ha lo SPID può tranquillamente collegarsi al sito dell'INPS e scaricarsi il verbale, tutte le pagine del verbale, perché sono svariate pagine. Mm. Signora, lei ha lo SPID? Signora? Pronto, sì, mi dica. Lei ha lo SPID? No, non ce l'ho lo SPID, il patronato non me l'ha fatto fare, perché mi ha detto, dice, tanto ci sono io. Ha preso il Giacomo. Mamma. Ma lei dice... Però è un'altra cosa, se non disturbo. No, non disturba per niente, dica. Siccome... È giusto, è stato accettato per il 75%. Ora mio marito, volevo sapere se ho preso il patrocino per agevolare la cosa di validità e ci hanno chiamato col patrocino a visita. Volevo sapere la domanda delle altre tratti se arriveranno parte dalla domanda che ho fatto oppure da patrocino. Il patrocinio cosa intende? Perché io. L'avvocato. Un ricorso legale. Un ricorso. Per aver riconosciuto probabilmente il 100%? No, il 75%. Ma l'ha riconosciuto o no? No, non ho capito, aspetti. Se è arrivato il verbale del 75%, il patronato l'ha già visto. Il legale a cosa serve? Legale l'ho preso perché lo chiamavano a visita da un anno, così non lo chiamavano a visita. Allora sono andato a patronato e mi ha detto ci potremmo prendere il patrocinio, cioè l'avvocato, per fare il ricorso e agevolare. Quindi allora la signora non ha un verbale, ma una sentenza o un decreto di omologa. Quindi questo deve passare tramite l'avvocato. Il decreto di omologo è ovviamente ciò che il giudice che ha seguito la sua pratica e dopo la visita fatta dal medico legale ha emesso e le ha riconosciuto un 75%, quindi c'è un decreto di omologo a una sentenza, non so a che livello è arrivato di causa, tra virgolette. Quindi con lo SPID non lo vede ovviamente, perché poi si trova solo in tribunale. La visita dopo 4 mesi La chiamata a visita un medico legale in uno studio privato. Sì, un medico legale quindi lei il verbale dell'INPS non lo avrà mai, in realtà c'ha soltanto la sentenza e il decreto di omologa. La decorrenza è scritta sulla sentenza, perché il verbale dell'INPS non l'avrò io, come mai non arriva a casa? No, perché questo è tramite avvocato. Lei ha dato ha firmato un mandato ad un avvocato che è la difesa in tribunale e quindi ha richiesto il patrocino. Quello è il patrocinio gratuito che vuole dire la signora. Sì, capito? Sì, sì. Sì. Okay. E quindi il suo avvocato ha in mano la sentenza o il decreto, quindi deve andare dal suo avvocato e farsi dare la copia della sentenza o del decreto, e anche io vi consiglio di farvi dare anche la perizia medico-legale. E là c'è scritto, c'è indicata la decorrenza. Dalla decorrenza ovviamente aspettano tutti gli arretrati. È chiaro? Allora a casa non mi arriverà il verbale. No, deve andare dal suo avvocato a chiedere la sentenza e a chiedere anche la certificazione medica. Ah, dal mio avvocato? Ho capito. Va bene, chieda al suo avvocato. Ok. È chiaro? Ok, perché... Mi dica un po', le posso dire un'altra cosa che ho preso la lì? Senza pronto? Schiacciare i tasti del telefono. Ecco. Volevo sapere, mio marito può fare la domanda essendo invalido del reddito di inclusione? Ci riesce?
Dipende dall'ISA, certo che ci può rientrare, non lo so perché dipende dall'ISA. Che ISA ha su 8.500, una cosa di questo. Bisogna vedere l'ISA perché sono vari valori per quanto riguarda l'assegno di inclusione, non è soltanto l'ISA, ma ci sono anche... Se lavoro solo io, mio marito è invalido, io che lavoro solo. Sì, io vi ricordo che l'assegno di inclusione è per nucleo familiare, non è ad personam, quindi è l'ISA del nucleo familiare, il reddito del nucleo familiare. Quindi bisogna vedere, andare ad analizzare bene l'ISA con due E, l'ISA con una E, il reddito del nucleo familiare e i valori immobiliari. La casa ce l'ho in affitto, lavoro solo io a part time a fare le pulizie, quindi non è mio marito. Però lei si rivolga al suo patronato perché porti... Probabilmente se non hanno fatto la domanda è perché tramite l'ISA non aspetterà. Certo, allora non arriverà il verbale a casa, ce lo devo dire a signora, l'avvocato. Non è cambiato niente da un minuto fa adesso, è uguale. Sì. No, non le arriva, deve rivolgersi al suo avvocato e deve chiedere la sentenza. Va bene. Grazie. Grazie tantissimo. Grazie a lei per aver chiamato, grazie, gentilissimo. Allora, così poi ci sono tante questioni che si legano alle varie situazioni personali, familiari, insomma, grazie a questa trasmissione che noi magari riusciamo a capirne qualcosa di più. Anch'io il primo, per carità, ci mancherebbe altro. Allora, è arrivato il momento del caffettino, lo prendiamo, Presidio, l'ha già preparato? Sento il profumo. Allora stia lì che la raggiungo, vengo da lei, va bene? Facciamo una piccola pausa e noi ci prendiamo il caffettino. Tele One è l'unica TV che mette in onda una rubrica interamente dedicata al credito, all'economia e all'esattoria. 16 live, speciale credito, risparmio, esattoria, un modo per informare e aiutare cittadini e imprese e fare servizio pubblico. I telespettatori che hanno questioni con banche, finanziarie ed esattoria potranno rivolgere le loro domande al nostro esperto, l'avvocato Andrea Pace, inviandole al WhatsApp 393-353-0409 oppure via email a economia@tele1.it. Ma ci deve essere la voce dei cittadini, la voce degli imprenditori che riesce a fare pandan e a rientrare tutti insieme in un alveo comune. Appuntamento dunque tutti i venerdì alle 20.15 con 16 live speciale credito, economia ed esattoria, in replica il martedì alle ore 15 e il mercoledì alle 7.45. Tele One non è solo la TV dei siciliani, ma è anche la TV di tutte le imprese siciliane. I personaggi del mondo della politica, dello sport, della cultura, dello spettacolo, come non li avete mai visti. È nata una relazione che poi è diventata una relazione per tutta la vita. Li conosceremo a 360 gradi per capire il loro percorso professionale e privato, per capire chi sono veramente, perché nessuno è solo ciò che appare. Poi facevo i quadri piccoli. Vi aspetto con Dentro e Fuori ogni giovedì sera alle 20.15 su Tele One, canale 16 del digitale terrestre. Buonasera a tutti e benvenuti a C'è posta per te. Ma che cosa è questa qua? No, lei è? Ma come? Chi è lei? Sono Maria De Filippi. Gianna non cercava il suo pigmalione, più disinvolta e più puttana che mai. È sempre la best. Accendilo tu questo sole che è spento. Domani arriverà, domani arriverà lo stesso. Ha accettato l'invito ed è qui. Ah, bene, bene. Eccoci rientrati subito in studio per la seconda parte di Caffè Patronato 16 Live, la rubrica che vi dà l'opportunità di chiamare allo 091-333-660 per porgere domande a proposito di CAF o di patronato, naturalmente. Abbiamo sempre in diretta il dottor
Prestigiacomo, che ha preso il suo caffettino, caffettino, per qualcuno che magari ancora non lo sapesse, noi abbiamo personalizzato il caffè, quindi con caffettino. Andiamo con la prossima telefonata, mi dite con chi parleremo? Con chi? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo, da dove ci chiama? Sono la signora Natala, chiamo da Palermo. Natala? Natala, da Palermo. Prego, no, è un nome un po'... È perché sono nata il giorno di Natale. Ah, ecco, Natale, Natala. Sì. Natala, non... Natala, femmina. La femmina. E allora io perché sto chiamando... Natale è maschio invece. Sì, certo. È ovvio. Sto chiamando a nome di mio marito. Bene. Siccome ci guardavamo questo programma ed ero interessato per una pratica che abbiamo fatto noi al padronato. Sì. Delle cartelle... Sì. Per rottamare. Sì. Ora io, in base all'importo della rottamazione, sono andata al comune per verificare se in effetti queste cose che della rottamazione erano veramente non pagate oppure... E quelle del comune hanno visto che c'erano tre cartelle che già io... sono in regola con i pagamenti e mi hanno detto di andare al padronato di nuovo per andare all'ufficio delle entrate a defalcare queste imposte che in totale ammontano più di 1.000 euro per bacco. Perché il totale è 2.000 e qualcosa, meno 1.000, perché io quando mi ha dato queste foglie ho visto che era una cosa esagerata, un po' di quello che pensavo io, e in effetti il comune dice noi di qua non possiamo fare niente, deve essere il padronato che è andato all'ufficio delle entrate a farci fare la rottamazione e realizzare quello che aveva lei non pagato e dovrà defalcare quelle che già sono, perché si tratta che lei li deve pagare a due volte. Senta, e siccome gli importi sono abbastanza dico, solo di pensione non è che possiamo fare, ma poi dico o di pensione o meno, dico, sono le cose che io... Ma queste cartelle a che cosa si riferiscono? Alla Tari? E Tari e IMO, tutte e due cose. Tari e IMO. Sì. Allora, a parte che noi abbiamo una trasmissione proprio dedicata all'esattoria, che noi facciamo ogni martedì alle 15 con l'avvocato, però siccome Prestigiacomo è un tuttologo, quindi sa tutto, di tutti e di tutto... quindi adesso vediamo come che procedura deve fare Prestigiacomo la signora qui per conto del marito. Però allora, il problema è che se non ricordo male nella procedura c'era espressamente detto che se si accettava la rottamazione si accettavano tutte le cartelle. Signora, lei non perché ricordo male, la signora ha fatto la rottamazione? Signora, avete fatto la rottamazione voi? Sì, abbiamo fatto la rottamazione, però c'erano incluse delle cose che già al comune erano state pagate. Magari l'abbiamo pagato con ritardo, e già, però al comune, guardando lo specchietto delle cose dell'ufficio delle entrate, dice signora, me l'ha segnalato, dice questo già è pagato, queste pagate sono... tre voci che mi ha segnalato, dice deve andare al padronato chi gli ha fatto la rottamazione, di andare all'ente e farci defalcare queste tre voci di, che erano dei pagamenti già. Perché dice così lei se no li paga a due volte. Il padronato che può fare Prestigiacomo? Ma in realtà il padronato non c'ha nessuna delega su questa tipologia di pratiche. Infatti l'istanza si fa tramite lo SPID personale dell'assistito. L'istanza che io ricordi, perché è già passato un annetto da quando si facevano, se non ricordo mai c'era proprio detto, espressamente detto che se si accettava la rottamazione si accettavano anche le cartelle. Tutte, allora, quelle pagate e quelle non pagate. Cioè sì, tutte. In realtà si poteva fare la cernita, cioè se io avevo 10 cartelle... In quel momento. Sì, in quel momento è stato anche rinviato più volte per dare questa possibilità. Però voglio capire una cosa, scusi Prestigiacomo se la interrompo. Signora, lei ha fatto la rottamazione con il patronato? Sì. Quando lei ha fatto la rottamazione con il patronato, aveva già pagato quelle cartelle? Quelle voci? Perché...
e magari ancora all'ufficio delle entrate, cioè, ci deve essere, mi ha detto il comune, che l'ufficio delle entrate, tramite il patronato che ci va a sollecitare questa situazione, di constatare che queste, il cliente ce l'ha già pagate. Perché io, siccome quando mi ha dato tutta la realizzazione, ho visto che l'importo era più alto, perché io pensavo che era 1000 qualcosa. No, questo è chiaro. 2000, questo è chiaro. Perché c'erano però quelle anche che avevo già pagate, per questo poi ci sta, diciamo, come importo, se ci depalcano quelle che già io ho pagato. Però le stavo dicendo, al momento in cui avete fatto questa cosa, se voi avete già pagato queste cartelle, lo dovete segnalare al momento della rottamazione. Sì, ma siccome noi, avendo lo SPID mio marito, non è che c'entriamo noi, ha fatto tutte cose il patronato. Però siccome poi l'avevo io capito questa, io sono andata al comune e il comune mi ha detto: signora, me l'ha segnalato proprio con un pennarello, dice vada al patronato e gli dice che queste a noi già ci risultano che lei le ha pagate, non che sono nella rottamazione, sono pagate. E questa cosa non la posso risolvere, perché allora vado al comune e mi dicono questo, vado al patronato e mi dice no, devono essere quelle del comune. Insomma, l'altro giorno magari si è un po' alterata la situazione, perché io che sono un utente e mi rivolgo a un patronato per avere delle cose abbastanza chiare, dico, uno si mette in mano. Allora, facciamo patronato. Ascolti Presti Giacomo, che forse è più chiaro di me, perché io non ci sono riuscito. Presti Giacomo. Allora, ripeto, io, se non allora, partiamo sempre dal fatto che il patronato non ha nessuna delega da parte dell'Agenzia delle Entrate per trattare queste pratiche. Vabbè, però se lo sta trattando personalmente con lo SPID del cliente. Detto questo, infatti, se io entro nell'istanza, se non ricordo male, c'era proprio espressamente detto che le cartelle che accettavo di rottamare le accettavo e basta. Quindi cosa vuole dire lei, Presti Giacomo, che la responsabilità è del marito della signora, che non ha detto che quelle erano state pagate al patronato? Sì, anche perché comunque quando le hanno dato le cartelle esattoriali, l'elenco delle cartelle esattoriali, quelle che oggi ha portato al comune, se ce le ha oggi, penso le aveva pure l'anno scorso quando gli hanno fatto la rottamazione. Quindi io era un controllo preventivo. Sono andata al comune dal momento in cui io ho visto l'importo, per un'altra cosa che io l'avevo pagata e non ci risultava pagata. E allora quella, guarda, nel computer apre la cosa di mio marito e vede e me lo segnala, dice questo già ci risulta a noi pagato. Perché se io mi rivolgo al patronato e mi porto lo specchietto con dei codici, io non è che vado a controllare se quello c'era, se quello non c'era. Mi fido ciecamente del patronato. Figurati il patronato se lo può controllare. Perché se no ci andavo direttamente io all'ufficio delle entrate senza stare in fiducia del patronato. No, il problema, come dice, prego Presti Giacomo, dica lei che è un patronato. Ma il patronato come faceva a sapere che l'aveva pagato? Signora, ma dico, signora, la domanda è precisa, risponda. Allora, sì. Come faceva il patronato a sapere che lei aveva pagato? Perché all'ufficio delle entrate non doveva risultare questa cosa. Ma se risultavano per il patronato correttamente, le ha fatto la rottamazione, perché all'Agenzia delle Entrate non risultavano, le ha dato la tabella che lei ha portato oggi. E sa qual è il problema? Ma come fa a saperlo? Però come la posso risolvere questa situazione? È un consiglio vostro, dico, visto che mi stavo guardando questo programma. Come devo fare? Sto sprendendo della luce. Per una volta per sempre questa situazione. C'è una soluzione, Presti Giacomo? Ma io non ne sono a conoscenza. Bene, allora le dico io, provo a immaginare, naturalmente mi metto al suo posto e dico come faccio a risolvere questa storia. Probabilmente dipende dalla comunicazione di quando lei ha pagato al comune, dal comune all'Agenzia delle Entrate. In questo lasso di tempo lei ha fatto la rottamazione e risultavano all'Agenzia delle Entrate ancora non pagate. Quindi il patronato non ha sbagliato, perché quello che era vi ha fatto fare la rottamazione.
Adesso bisognerebbe, secondo me, prendere un avvocato. Io prenderei un avvocato, lo so, però è così. No, Presti Giacomo? Sì, per capire se c'è qualche scamotage per poter evitare di pagare questo millennio. Allora, no, no, faccio, guardi. 50 euro all'incirca, dicono non sono 100-200 euro, dice magari alla fine, dice vabbè, no. Io ad esempio quanto avendo... Signora, signora ascolti me, ascolti me, lei sì. ci può ricontattare, può scrivere anche questa domanda su WhatsApp, perché noi abbiamo l'avvocato specializzato per l'esattoria. Quindi l'avvocato Andrea Pace, per esempio, che fa lo speciale dedicato pure all'esattoria, può rispondere e magari le dà qualche indicazione. Quindi lei scriva un bel WhatsApp. Sì, sì. E noi lo giriamo all'avvocato, le facciamo sapere. Va bene, va bene? Ringrazio. Grazie, ringrazio, grazie. Era l'unica soluzione perché non c'erano altre al momento, da quello che ho capito io. Giusto, Presti Giacomo, ho fatto bene, sì. Ho fatto male? Hai fatto benissimo. È chiaro, perché se no, insomma, non ce ne usciamo mai e non riusciamo ad aiutare. Io quando non riusciamo a trovare la soluzione per i telespettatori ci sto male, mi innervosisco pure. Allora, dobbiamo chiudere perché oggi qualche minutino prima, quindi io devo salutare il Presti Giacomo, al quale ho fatto una promessa, perché c'ha un impegno inderogabile con l'INPS. Lui deve andare all'INPS per andare a sbrogliare una serie di pratiche e quindi non le piace il termine sbrogliare. No. Però non mi faccia questa faccia quando io dico delle cose che poi sono sbrogliare, non è che è una cosa, è il proprio vocabolario. No, voglio dire. Il Treccani. Il Treccani. Treccani. Va bene, la saluto qui. Salutiamoci. Salutiamoci. Io resto, qualche altro minuto resto, non si preoccupi. Ok, ciao Roberto. Grazie, grazie buona a Presti Giacomo. Lo ciao, liberiamo ragazzi. Subito perché sono dei passaggi importanti perché poi ci servono per le prossime trasmissioni. Mentre per quanto riguarda voi, insomma, voi continuate a scrivere al 391-117-6872. Cos'è questo messaggio che mi state mettendo? Dobbiamo vedere. No, come? Ah, è l'anteprima del post che dovevamo. Ah, no, dico, no, no, non c'è problema. No, pensavo che potesse anche la risposta da parte mia. Ancora non sono diventato uno specialista di caffè patronato. Detto questo, volevo soltanto ricordarvi i nostri appuntamenti con il nostro notiziario, il nostro Media News, il TG, con le ultime notizie, tutti i giorni, in prima edizione alle 13.30, poi alle 14.10 la replica, e poi la seconda edizione alle 19.30 e poi l'indomani mattina alle 7.45. Questo è l'appuntamento per quanto riguarda l'informazione, ma abbiamo tutta una serie di altri appuntamenti di intrattenimento, di approfondimento che avrete la possibilità di seguire. A proposito dell'approfondimento, vi ricordo i nostri appuntamenti di 16 Live ogni martedì alle 15 con l'avvocato appunto Andrea Pace che risponde a domande su credito, risparmio ed esattoria. Il mercoledì, come facciamo di solito in diretta, l'appuntamento con Caffè Patronato, il giovedì invece con la FIAC e quindi le questioni legate al condominio e poi altri momenti durante la giornata sempre dedicati ai nostri approfondimenti. Per il momento non mi resta altro che ringraziarvi, salutarvi e augurarvi buon proseguimento d'ascolto.